Questa mattina a Teramo, le scuole di Teramo ricordano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Teramo oggi è il luogo della memoria. La mafia uccide, ma il silenzio pure. Teramo non resta in silenzio, anzi urla contro gli omicidi di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, ma anche di tanti magistrati, agenti, sacerdoti e giornalisti messi a tacere dal piombo della mafia. In Piazza Martiri, istituzioni locali e studenti si sono stretti in un abbraccio di dolore e di ribellione. Stamattina sono proprio gli studenti e le studentesse della città di Teramo ad essere il valore aggiunto, i protagonisti di questa mattinata che stiamo affrontando nella memoria di donne e uomini che non si sono tirati indietro, che non hanno avuto timore di proseguire per la strada della legalità e della giustizia nonostante vivessero nella minaccia violenta della mafia degli anni 90. Don Patrizio Patriciello, sacerdote napoletano anticamorra, che opera e lotta sotto scorta nella sua parrocchia di Caivano, la più grande piazza di spaccio d'Europa, si è rivolto agli studenti teramani chiedendo loro perdono per quelle stragi mafiose che lo Stato non ha saputo evitare. Sono passati 30 anni, noi siamo ancora qua, abbiamo sentimenti contrastanti perché da un lato ci sta il dolore, la sofferenza, lo sconcerto, dall'altro lato siamo contenti che è una memoria viva, soprattutto con i giovani, con gli studenti. Però le parole di Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani nasce, cresce e muore, purtroppo noi ci crediamo, abbiamo speranze che sia così, però questo giorno ancora non è venuto e bisogna combattere. La partecipazione dei giovani teramani alla giornata antimafia è stata calorosa, simbolo della protesta, uno slogan per tutti. Io sento, io vedo, io parlo. Io sento cosa? La vita. Io vedo cosa? La guerra. Io parlo. Le idee di Falcone.